giornata di celebrazioni per l'80° anniversario della liberazione di Prato. Giovedì 12 tornano le aperture serali dei negozi in centro con musica, cultura e animazioni. Nuovi giochi e nuova pavimentazione anticaduta per i giardini della passerella. Alice, la maestra profumiera di Prato, che ha incantato la mostra del cinema di Venezia con la sua essenza. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato. Oggi 6 settembre ricorre l'80° anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazifascista. Le celebrazioni hanno preso avvio alle 8 con i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio alla Risorta. Una delegazione comunale ha deposto delle corone di allora ai monumenti e cippi commemorativi sul territorio. Alle 9.30 la celebrazione della messa nella cattedrale di Santo Stefano, seguita dalla partenza del corteo per le vie del centro verso il monumento ai caduti in piazza Santa Maria delle Carceri, dove è stata deposta una corona da loro. Stasera alle 20.45 l'appuntamento con la tradizionale marcia della pace da via 7 marzo a Figline. TV Prato, in occasione dell'anniversario, trasmetterà alle 21 Prato 1944, il corto realizzato dal regista pratese Gabriele Cecconi. Il valore della liberazione e della resistenza oggi guardato con gli occhi delle giovani generazioni. Di questo si è parlato nell'antico refettorio di San Domenico nell'evento promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale di Prato in occasione dell'80° anniversario della liberazione della città. Dopo le letture sulla resistenza da parte di alcuni membri del Consiglio Comunale dei ragazzi, hanno preso la parola la direttrice della Nazione Agnese Pini e l'abate di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni. Vediamo. Il 6 settembre ricordiamo il sacrificio dei 29 martiri di Figline uccisi per mano nazifascista. Ecco però in quei valori raccontati dalle lettere dei partigiani condannati a morte e il Consiglio Comunale dei ragazzi iniziamo a intravedere principi fondamentali poi descritti sulla Carta Costituzionale del 1948 che ancora oggi sono attuali e soprattutto devono continuare ad essere attualizzati. È importantissimo ricordare, ce l'ha ricordato più volte il presidente Mattarella, e diciamo che questo momento, anche così importante nella storia di Prato, diventa per noi un laboratorio di ispirazione per il futuro, raccogliendo anzitutto l'importanza della parola libertà, che vuol dire uscire da qualsiasi forma di soggezione che mortifica la nostra dignità. E nello stesso tempo anche ritrovare le ragioni di una coesione sociale messa duramente alla prova da tanti fattori che insieme, tornando un po' alle sorgenti di quella esperienza straordinaria di coscienza di popolo, dovrebbe tornare a innestare anche un po' di energia per il nostro presente in vista del nostro futuro. Il Vangelo ci insegna a essere buoni cristiani, la Costituzione a essere buoni cittadini. Quale potrebbe essere una sintesi che può valere per tutti? Ma direi la formula con la quale Papa Giovanni nella Pacem in Terris si è rivolto per la prima volta in un'enciclica destinata anche a chi non rientrava nei tradizionali perimetri ecclesiali, cioè uomini e donne di buona volontà. Io credo che questa dicitura accomuni tutti noi che raccogliendo quell'eredità proviamo a dare il massimo di responsabilità, di coscienza, di cura, di attenzione per un futuro migliore del presente che viviamo. Un caso di contagio di febbre da dengue è stato individuato nella zona artigianale di Casale. Stamani è stato effettuato un intervento di disinfestazione per le zanzare. Tra le strade interessate, via di Casale, via dei Cardatori e via dei Legnaioli. Giovedì 12 settembre, apertura straordinaria serale di negozi del centro e musei, accompagnati da musica dal vivo, appuntamenti culturali e percorsi di animazione. Luci accese e serrande dei negozi alzate fino a mezzanotte, intrattenimento musicale ma anche musei aperti e iniziative culturali. Le vie del centro storico torneranno ad animarsi per una sera, l'appuntamento con una nuova e straordinaria apertura serale per giovedì 12 settembre. Un'iniziativa nata dal basso, dalla volontà dei commercianti, anche a seguito del buon risultato conseguito con i giovedì di luglio. I giovedì di luglio sono andati molto bene a livello di aggregazione di persone, a livello delle imprese che hanno partecipato, i commercianti erano soddisfatti. Dal basso è venuta questa richiesta di poter fare almeno un altro giovedì di luglio, il 12, e l'amministrazione comunale ha accettato, anche perché vogliamo sostenere le iniziative che vengono appunto dai commercianti per far vivere al meglio il nostro centro storico. Più iniziative vengono fatte, diffuse e anche spalmate in tutto il periodo dell'anno, più il nostro centro vive e chiaramente migliora.
quest'anno sarà un po' il momento dell'inizio del test. Stiamo valutando questa possibilità, a settembre ci sembra un mese interessante, ci piace l'idea di inserirci all'interno del settembre pratese, che è veramente un momento importante per la città e per il centro storico. Fino alle 24 del 12 settembre dunque i negozi del centro resteranno aperti, mentre tutto intorno la musica farà da filo conduttore alla serata, arricchita da momenti di animazione trasversale, cibo e drink. Per l'occasione inoltre saranno aperti e visitabili il Museo dell'Opera del Duomo, il Pretorio e il Museo del Tessuto. In piazza Sant'Agostino infine si svolgerà anche una cena benefica. È una sperimentazione che vuole un po' allungare un po' il settembre pratese con questa serata del 12 settembre con l'apertura speciale dei negozi. Credo sia un'iniziativa molto positiva perché insomma invoglia un po' le persone a uscire. Tra l'altro avremo, come dire, anche la prima serata del mercato internazionale in piazza Domo, quindi insomma ci sarà già un buon afflusso di persone in centro e quindi sicuramente sarà una serata molto positiva di giovialità in cui le persone verranno in centro a passare una bella serata. Abbiamo subito colto con grande attenzione e disponibilità la richiesta dei commercianti di fare questa nuova serata di apertura straordinaria dei negozi che sarà il 12 di settembre, che è un giovedì. Appoggiamo convintamente quella che è questa necessità nell'ottica di una corretta e doverosa programmazione che dovrà essere fatta per quanto riguarda tutto l'anno rispetto alle iniziative. Riqualificazione in vista per i giardini della Passerella, in arrivo nuovi giochi e una nuova pavimentazione anticaduta. Tra gli interventi nelle aree verdi della città già realizzati quest'anno, quelli in corso e quelli previsti per il 2025, l'investimento del Comune è di 624.000 euro. Nuovi giochi per bambini e nuovo pavimento anticaduta per il giardino della Passerella, che sarà oggetto di riqualificazione da parte del Comune di Prato per aumentarne la fruibilità e la sicurezza. L'opera consiste nella riqualificazione dell'esistente area gioco mediante l'installazione di nuove attrezzature ludiche, sia per bambini piccoli che per bambini d'età più grande, e il rifacimento della pavimentazione anticaduta. Il costo complessivo dei lavori è di 52.000 euro. L'opera di riqualificazione è già stata autorizzata dalla soprintendenza. La necessità di rimuovere la pavimentazione le vecchie strutture comporterà la chiusura dei giardini a partire dalla prossima settimana per 49 giorni. Un altro importante spazio verde del centro storico sono i giardini di Sant'Orsola, il cui progetto di riqualificazione è già stato autorizzato dalla soprintendenza. I lavori inizieranno a inizio 2025. Tra gli interventi nelle varie aree verdi della città già realizzati quest'anno, quelli in corso e quelli previsti per il 2025, l'investimento del Comune è di 624.000 euro. I giardini della Passerella sono una delle tappe di riqualificazione dei giardini del Comune di Prato, che è iniziata ormai l'anno scorso e concluderà il prossimo anno. La Passerella per noi assume un significato molto importante, è uno dei pochi giardini in prossimità del centro storico che ha vissuto anche situazioni di complessità, ma che oggi, grazie alla presenza di realtà associative e grazie soprattutto alla presenza di bambine e bambini che hanno chiesto anche una riqualificazione, siamo in grado di poter presentare un progetto che riguarda soprattutto loro, i più piccoli. La prospettiva è quella di ottenere altri spazi verdi o recuperarli, e quindi ecco perché ad esempio l'attuale piano operativo, che dovrà essere comunque aggiornato, prevede ben 70 ettari che col tempo verranno acquisiti dal Comune di Prato. Un esempio è l'ex Ambrosiana al Soccorso, 8.000 metri quadri su cui faremo un intervento, e poi anche l'operazione legata alla demineralizzazione, cioè l'idea di recuperare superficie asfaltata nei parcheggi e nelle strade pubbliche, anche qui parlando con la cittadinanza e quindi capendo quali sono gli interventi migliori. Una maestra profumiera di Prato ha incantato la mostra del cinema di Venezia con l'essenza da lei creata e che ha sfilato sul red carpet. L'abbiamo intervistata. Si chiama Venezia, l'essenza creata dalla maestra profumiera di Prato Alice Rita Giugni, che ha sfilato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Note preziose e rare che evocano l'Oriente, che parlano di bellezza ed eleganza. Un profumo contenuto in una boccetta vintage in vero vetro di Murano, indossato da Miss Red Carpet in occasione dell'anteprima del film brasiliano Ainda Estou Aqui. Sono stata invitata a Venezia dalla stilista pratese Eleonora Lastrucci, proprio per la voglia di portare sul red carpet della mostra del cinema di Venezia un prodotto che fosse pratese, qualcosa di unico e artistico. E quindi Eleonora mi ha chiesto di portare una mia creazione che potesse accompagnare i suoi abiti durante la sfilata sul red carpet.
Le note principali sono molteplici, però diciamo che abbiamo la rosa bulgara, l'oud, che è questa resina estremamente pregiata orientale, e poi siccome volevo creare un legame anche con Prato e la Toscana, ho inserito della polvere di iris fiorentina lavorata completamente a mano. La formula è ovviamente segreta e sono corsi diversi mesi per metterla a punto. Tra chimica e arte, il binomio all'interno del quale si muove Alice nel suo lavoro di profumiera. Una passione nata 10 anni fa, per la quale ha lasciato gli studi in medicina, dedicandosi completamente allo studio delle essenze. Si è iscritta alla Scuola Italiana di Profumo di Firenze e si è specializzata in profumi su misura costruiti sulla persona su eventi specifici. La pianista Isabella Turso, per esempio, ha voluto un profumo abbinato ai suoi CD, in modo che l'ascoltatore potesse vaporizzare nell'aria le essenze mentre ascoltava la musica. Le fragranze sono tutte vegane e cruelty free. Dipende molto a qual è lo scopo, diciamo, di questo profumo. Comunque io mi lascio ispirare sia dalla personalità delle persone che magari da un paesaggio, da una situazione. Per me il profumo è proprio un modo di raccontare, è un linguaggio. Invece di utilizzare le parole, utilizzo le essenze e attraverso le essenze io costruisco qualcosa, un racconto. È stato annullato a causa del maltempo il concerto in piazza della Camerata Strumentale di Prato in programma ieri sera. Confermato in un primo momento nel pomeriggio, il concerto in realtà non è mai iniziato. Il violento temporale che si è abbattuto su Prato dopo le 21 ha infatti costretto gli organizzatori ad annullare la serata. Fuggi fuggi generale degli spettatori presenti in piazza e dei musicisti sul palco corsi a cercare riparo. E a proposito di pioggia, previsioni meteo a cura del Consorzio LAM. Salve, un caro saluto, ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Offerto dal Consorzio LAM, alle mie spalle scorrono le immagini relative alle ultime 6 ore, così come ci giungono dal satellite europeo, mostrano una perturbazione atlantica, un ciclone extratropicale, lo vedete sul Golfo di Biscaglia, responsabile proprio della rottura dell'estate che stiamo vivendo in questi giorni. Una sua saccatura infatti ieri si è spinta sul Mediterraneo, veicolando un fronte freddo sulla nostra penisola, fronte freddo che vedete attualmente già in ambiente balcanico. La perturbazione, la struttura depressionaria si manterrà per un paio di giorni quasi stazionaria sul Golfo di Biscaglia. Questo favorirà un temporaneo aumento della pressione sul Mar Ligure, sul Tirreno settentrionale, con la rimonta di un promontorio interciclonico che garantirà un paio di giorni di tempo più stabile. Ma già da domenica questo ciclone è atteso riprendere il suo naturale incedere verso le Levante e è destinato quindi a tornare ad interessare in maniera molto importante la nostra penisola. Domenica una perturbazione ancora più strutturata dell'ultima interesserà infatti Toscana e Italia. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere il quadro meteo sulla nostra regione per il pomeriggio di oggi. Vede schiarite, attese soprattutto sulla fascia costiera, qualche modesta densa si manterrà sulle zone interne, ma non sono attese precipitazioni di rilievo, ventilazione debole, mari che si vanno a mantenere in prevalenza poco mossi. Le temperature risaliranno con punte fino a 27-28, forse 30 gradi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato si mantengono condizioni di bel tempo, solo qualche nube sulle zone più occidentali, in particolar modo sull'arcipelago, in un contesto di venti deboli o al più moderati sulla costa, venti meridionali. Anche nel pomeriggio, lo vedete, cambia poco, le temperature sono stazionarie in ulteriore lieve aumento, ma su valori non troppo elevati, 27-31 gradi. Infine uno sguardo a domenica, vi dicevo del peggioramento atteso, peggioramento che tarderà ad arrivare. I primi temporali si potranno verificare con buona probabilità nel corso della mattinata solo sulle zone costiere. Il maltempo sulla costa e sulle zone occidentali è probabilmente destinato a perdurare per buona parte della giornata, mentre sulle zone interne è possibile che il tempo regga fino a parte del pomeriggio, ma poi tra tardo pomeriggio e in serata la perturbazione vera e propria avanzerà e interesserà in maniera decisa tutto il territorio regionale, quindi soprattutto nella sera di domenica maltempo diffuso sulla Toscana. Le temperature massime di domenica inferiori decisamente alle medie, intorno ai 23-25 gradi. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.
E con questo dettagliato resoconto sul meteo termina il nostro telegiornale. Grazie di averci seguito. Buona giornata.